Se noi non commettiamo uno di questi tre elementi, danno, perdita o frode, non rientriamo nella loro giurisdizione, perché vedete, se un pubblico ufficiale vede un reato in fragranza è obbligato per legge ad intervenire, ma tutto il resto è praticamente un'accettazione contrattuale. Adesso arriviamo un po' a quello che facciamo con l'associazione, perché vi ho un po' appunto fatto sorridere, no? Per raccontarvi un po' le mie esperienze, ma insomma poi ce ne sono molte altre, le tengo per la prossima conferenza, così almeno ve la guardate con un po' di interesse, no? Vedete, è tutto basato sul commercio, quindi partendo da questo presupposto noi non facciamo altro che determinare, secondo dei termini e delle condizioni conformi delle leggi e dei trattati di diritto internazionale, una volontà chiara che rigetta e non ricorre ad un'offerta contrattuale. Lo dice la parola stessa, rigetto, cioè quando uno ha un trapianto nel proprio organismo, il dottore dice speriamo che non ci sia il rigetto, perché è un problema il rigetto, perché un corpo esterno entra in un organismo che è perfetto e se c'è il rigetto, cioè l'organismo non lo accetta. Beh, voi dovete capire che voi siete felici, non lo sapete solo, quindi io cercherò di contagiarvi questa sera e farvi capire che la felicità è contagiosa. Quindi se voi iniziate a capire che quando vi fermano per strada e vi fanno un verbale, cioè per carità, l'importante è che non oltrepassiate, diciamo, oltre i 40 km orari rispetto al limite per un discorso etico, che non create danno a terzi, tutte le altre multe, quindi che io posteggi la mia auto su un pezzo di terreno che è stato colorato di blu, giallo, verde, azzurro, viola, poi se ci mettono il verdino pistacchio costa ancora di più, cioè voglio dire, qua si colorano i pezzi di terra, cioè io gli vorrei chiedere l'atto di vendita, cioè praticamente il creatore ha creato la terra e gliel'ha venduta loro, quindi proprietà loro, e quindi noi dobbiamo pagare perché proprietà loro, la terra è di tutti, e allora se è di tutti fammi capire perché io, solo perché tu l'hai dipinta di blu, devo pagarti qualcosa. Quindi sostanzialmente quando noi andiamo a vedere tutta questa parte procedurale, noi andiamo a determinare un rigetto, che vuol dire che noi non accettiamo questa offerta. C'è una sostanziale differenza tra l'attività giuridica che viene esplicata, cioè esercitata dagli avvocati, perché loro utilizzano soltanto il diritto positivo, cioè quella parte che discende dal diritto naturale e il diritto che tutela i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera. Quindi è un po' come guardare un quadro e guardare solo i 10 centimetri del quadro. Quindi quando io ho questi 10 centimetri, perché l'avvocato ti dice, ma la legge è questa, io devo usare questa legge qua, che sta dentro questo quadrato. E io dico, sì, ma i miei diritti umani stanno fuori da questo quadrato, qua non ci stanno. E io però ho capito che sono un essere umano e io voglio che questi diritti, che sono inalienabili, siano rispettati. Quindi, questo per dirvi che noi seguiamo scrupolosamente una serie di leggi che sono prevalenti rispetto a quelle che loro ci vogliono far accettare. Quindi a questo punto vi spiego un po' la struttura dell'associazione. Abbiamo un ufficio legale interno di consulenti, mi spiego meglio, cioè abbiamo vari avvocati che collaborano e hanno collaborato nelle stesure di alcuni documenti, ma sono consulenti, perché noi non esercitiamo l'avvocatura, in effetti siete voi che richiedete di far valere i vostri diritti inalienabili secondo legge, e quindi abbiamo un ufficio legale interno, abbiamo il vicepresidente Maat De Cerasuolo, segretario del Cerco di Cosenza, abbiamo il responsabile delle pubbliche relazioni che è il dottor Casetti Michele, abbiamo il responsabile del network marketing che poi vi spiego qual è il veicolo di distribuzione, Massimiliano Leone, poi ci sono tantissimi collaboratori, revisore delle pratiche, supporter, sono anche presenti qui in sala, quindi insomma io devo ringraziare veramente tutti gli individui fantastici che mi hanno aiutato fin da subito
nell'ottenimento e la creazione di questa realtà, proprio perché non è semplice. Una cosa fondamentale che non vi ho detto, che non ho inventato nulla io, nel senso che giuridicamente noi siamo altro che una trasformazione, direi, di una fondazione che si occupava dei diritti umani a Roma, la MAT Bonifacio, che opera dal 2011. Quindi io già nelle conferenze precedenti ho sempre spiegato che al 100% di cause, se così possiamo chiamare, perché sono contenziosi commerciali, vinte. Questo spaventa tantissimo, ma purtroppo la verità è solo una. Cioè, noi possiamo distorcerla, possiamo dimenticarcela la verità, ma non possiamo cambiarla. Quindi, quando la MAT Bonifacio ha seguito le cause che ha seguito negli anni, parliamo del 2011, quindi sono 7 anni ormai, ha portato all'ottenimento del risultato. Ora, a noi non ci interessa la medaglia, spilletta d'oro, avete vinto, bravi. A noi ci interessa risolvere il problema. Qual è il problema di oggi? Che non ci lasciano più vivere. Perché parcheggi di qua è blu, di là è giallo, verde, apri l'azienda, controllo fiscale, i corrispettivi, l'estintore, la tavella, l'insegna, e che cavolo. Cioè, non riusciamo più a essere felici, non riusciamo più a creare quello che è il nostro potenziale, l'economia, la felicità, la condivisione. Cioè, mi viene da ridere perché poi è qua alla mia destra, ma cerco di non guardarlo perché poi andiamo su un argomento piccante, ma questo ve lo anticipo, ci sono anche artisti molto creativi che si sono innamorati della nostra associazione perché hanno capito che noi siamo bellissimi come esseri umani, abbiamo un dono enorme, cioè della creazione, quindi noi qualsiasi cosa ci mettiamo in testa di realizzare, noi la realizzeremo. Purché lo facciamo con passione, quindi poi dopo sarà uno dei nostri assistiti che faremo un dissequestro in differita, perché ricordo che abbiamo creato anche protocolli di difesa per gli esercizi commerciali e quindi cerchiamo di ridare quello che già era nostro, cioè la libertà e la possibilità di lavorare, se poi riusciamo anche a divertirci, tanto di guadagnato. Quindi, tornando un po' alla struttura, l'associazione è composta da vari collaboratori che ringrazio tutti, ognuno per le competenze e per gli aiuti che ci ha dato. Devo ricordarvi il sito istituzionale che è associazioneveritas.org, da dove voi potete andare a ricercare tutte le informazioni di giurisprudenza, di diritto, di economia, di sovranità e riferimenti storico giuridici su cui noi abbiamo basato tutta questa documentazione che abbiamo creato, e quindi potete iniziare ad informarvi sui vostri diritti. Ovviamente abbiamo dei progetti molto ambiziosi a brevissimo, cioè la creazione dell'applicazione Vidi Veritas, che non è altro che un applicativo che già servirebbe, nel senso che immaginiamoci di trasmettere in diretta, come siamo oggi noi in diretta, direttamente con la centrale operativa nostra, dove c'è un consulente come me. Mi viene da ridere perché immagino io, se mi metto a guardare quello che succede anche attraverso, e vi dico, ma è un ordine, una richiesta, ma insomma creeremo dei protocolli standard di risposte dove andremo ad informare i nostri fratelli in divisa della nostra volontà di vivere in pace, di essere rispettati e di non voler più essere complici di un'attività, diciamo, fraudolenta, per essere gentili, nel senso che oggi sentirsi dire le tasse vanno pagate perché dobbiamo pagare il debito pubblico, per me è grave, nel senso che il debito pubblico, ho una brutta notizia da darvi, non può essere chiuso, ma questo lo posso spiegare a mio figlio che ha 10 anni, perché lui a 8 mi ha spiegato la riserva frazionata, no, il signoraggio bancario. Ve lo racconto perché così capite. Aveva 8 anni e mi diceva sull'altalena: papà, ma perché tu vai sempre a lavorare? Dico, guarda, sai, tu vai a scuola, i vestiti, la mamma, mangiare, cioè un bambino di 8 anni è un po' difficile fargli capire il sistema economico finanziario in cui ci siamo ficcati. E quindi dico, ci servono i soldini piccolini, perché i bambini piccolini, i soldini,
Allora lui mi guarda e mi dice: ma papà, ma tu sei intelligente. Grazie. Perché non inventi una macchina per fare i soldi? Porca miseria, non ci avevo pensato. Cioè, voglio dire, mio figlio ha già capito il diritto. Quindi, se voi avete dei dubbi, quando un poliziotto, un carabiniere o l'istituzione vi fermano, dico: un attimo, chiamo il mio consulente. Se avete un figlio, chiamate vostro figlio e dici: ma secondo te io devo fare quello che dice questo qua che è vestito di nero? No. È tuo papà? No. Ah, allora no. Mi scusi, ma lei è parente con mia mamma? Perché io gli ho chiesto a un poliziotto: mi scusi, ma lei ha qualche grado di parentela con mia madre? Perché a me mia mamma mi ha detto che mio papà era un altro. Questo fa: ma cosa sta dicendo? Scusi, io gli ordini li prendo solo da mio padre. Cioè, io seguo quello che è la logica e la natura. Abbi pazienza, ma lei neanche mi ha invitato a cena. Ancora? Voglio dire, qui, cioè, ci siamo persi per strada le cose belle della vita. Bisogna divertirsi. Cioè, ovvio che io non è che voglio sfottere le forze dell'ordine, anzi, io faccio già un appello a tutti i nostri fratelli in divisa, già ce ne sono tantissimi e li saluto veramente, perché io anche ero in divisa, quindi voglio dire, ce ne sono anche qualcuno presente, anche se la divisa di quel colore non me la ricordo esattamente com'era, però voglio dire, ecco, questo per dire che ognuno di noi ha una grossa responsabilità, e la responsabilità primaria è quella di essere felice. La seconda, ho una bruttissima notizia da darvi, e una bellissima. Quale volete sentire prima? La brutta. Allora, voi siete liberi. La bella, che dipende da voi. Allora, non so se ho sbagliato a dirvi la bella o la brutta all'inizio, però questo per farvi capire che se noi è vero che siamo nati liberi, ebbè allora è vero che siamo stati condannati alla libertà. E se siamo stati condannati alla libertà, questa è una croce, perché fin tanto che voi non capite che le catene sono dentro la vostra testa, e beh, allora voi sarete schiavi di voi stessi. Ora vi racconto, perché così vi distrago un po', perché abbiamo già fatto mezz'oretta di diritto comparato, non ve ne siete accorti, ma vado avanti con l'altra mezz'oretta. Sapete come fanno a rendere schiavi o a domesticare gli elefanti? Chi l'ha già sentita ovviamente non mi dica io, perché cioè, è troppo facile. Però diciamo che l'elefante in natura è uno degli animali, perlomeno indiani, molto forti, e quindi non è proprio semplice addomesticarlo, perché comunque io credo che sia naturale pensare che tutti abbiano diritto alla libertà. Quindi l'elefante, quando viene catturato, viene messo con un piede, una catena e un palo piantato per terra. L'elefante è piccolo e quindi cerca di liberarsi facendo il mezzo passo in più, ma non ce la fa perché il palo lo tiene fermo. Però man mano che cresce, io proprio l'ho visto, perché sono stato recentemente in Thailandia, cioè allargano l'anello, ma la catena non gliela tolgono mai. Quindi lui ha la percezione di avere la catena sempre e si abitua che non riesce a liberarsi da questa catena. E quando è grande, lui potrebbe sradicare un albero con un mezzo passo, ma non lo fa, perché sa che fin da piccolo ha già tentato una o un'altra volta e non c'è mai riuscito. Quindi lui si è posto il suo limite nella sua mente e questo lo rende schiavo di se stesso. Però posso anche spiegarvi come si può addomesticare una pulce, eh? Basta prendere un bicchiere di vetro, si capovolge con la pulce dentro e quella salta, sbatte la testa, dice: porca che male. E a un certo punto, quando avrà saltato un bel po' di volte, che si sarà fatta un bel po' di male alla testa, non salta più. Io tolgo il bicchiere, ecco che la pulce non salta più. Ora, voi siete esattamente come l'elefante e la pulce, non per offendere né voi né l'elefante né la pulce, perché chiaramente vi siete posti dei limiti che nemmeno voi sapete perché ve li siete posti. E vediamo perché ve li siete posti. Sapete come fanno a catturare le scimmie? Sempre riferito a chi non ha già visto le conferenze, ovviamente. Perché, vedete, per catturare un animale selvatico, libero, non è tanto semplice, perché quello mica dice: sai, io devo addomesticarti, ti devo catturare vivo, no? Allora fanno così, è interessantissimo. Fanno un buco nell'albero, se si trovano nella foresta,
e usano una zucca nella sabbia, la ricoprono con la sabbia e fanno un buco, mettono una banana all'interno. La scimmia è famosa per essere molto affamata e noi siamo come le scimmie in questo momento, cioè ognuno di noi ha la casa, tre macchine, tre case, cioè è attaccato a quello che ha. E quindi la scimmia cosa fa? Mette la mano dentro il buco, c'ha la banana in mano, dice questa non la mollo più, però poi chiudendo il pugno la mano non esce più dal buco ed è talmente attaccata a questa banana che non riesce a liberarsi, viene catturata viva. Quindi ora voi oggi avete il problema, ma cosa devo fare io? Devo pagare l'equitalio o no? Perché poi mi bloccano la casa, mi sequestrano la casa, la macchina, come faccio ad andare a lavorare? Quindi abbiamo un retaggio mentale che ci tiene schiavi di noi stessi. Ora, se noi abbiamo capito che la Repubblica Italiana è una società privata e che nessuno ci può imporre nulla, a meno che non abbiamo commesso un crimine, beh, allora, scusate, fatemi capire, eticamente è giusto o non è giusto pagare una tassa che mi sta portando via la vita, la felicità, il lavoro, e la famiglia, e la casa, e il diritto alla vita? Beh, secondo me è più importante tutto quello che ho enunciato prima. Quindi voi capite che si tratta solo di dare delle priorità e di fare delle scelte. Ora si tratta di fare le scelte giuste. Quindi, tornando all'applicazione che stiamo sviluppando e le energie dell'universo ci stanno aiutando a facilitare questi compiti che non sono tanto facili tecnologicamente, diciamo che creeremo questo applicativo che vi collegherà direttamente in diretta, come se fossimo in trasmissione Facebook in diretta con la centrale operativa. Lì il nostro consulente vi segue, quindi non siete più soli, perché già non siete soli, perché siete un corpo unico con l'associazione, un insieme di uomini e donne liberi e pacifici, e quindi vi consiglia come meglio rispondere al nostro interlocutore, che è un nostro fratello, che però ha una consapevolezza e una conoscenza che magari è inferiore alla nostra, la consapevolezza di che cosa sta facendo, perché nemmeno lui è consapevole di quello che sta facendo. A lui ha detto che devi chiedere i documenti e quello te li deve dare, ma in realtà l'articolo 651 dice in Italia che siamo obbligati ad identificarci, non a consegnare il documento. Quindi io posso prendere il mio documento, tenerlo in mano e dire guardi, questo mi è stato imposto dalla Repubblica Italiana. Io sono un uomo pacifico, libero, voglio continuare a essere libero, ho commesso qualche crimine. Questo è il nome che mi è stato imposto all'anagrafe, ma io non sono questo nome. Io mi chiamo Michele, figlio di Carlo, Juanan, già Michele dei Lombardini. Quindi capite che dipende dalla vostra percezione che volete trasmettere anche al vostro interlocutore. Quindi con questa applicazione sarete messi in condizione di poter essere supportati in qualsiasi punto vi troviate, purché ci sia una copertura ad internet, diciamo, no? A quel punto noi stiamo già acquisendo le prove. Quindi quello vi dirà, no, ma lei non può riprendere, no, l'articolo 2, 3, 4, eccetera, eccetera. Andiamo avanti con questa situazione. A questo punto, se per caso la situazione si scalda, ecco che voi schiacciate un tasto, che io me lo immagino rosso, come un allarme rosso, no? Dove praticamente il telefono viene bloccato e quindi ci ha fatto anche un regalo, che ci hanno obbligato a usare telefonini che praticamente non si può più staccare la batteria, che in realtà non è un regalo, poi ve l'ho già spiegato prima di Natale, spero di non aver rovinato il regalo Natale a nessuno, no? Con i termini condition, ma poi ve lo rispiego se volete. Quindi sostanzialmente questo non si può più spegnere, quindi se questo malauguratamente dovesse mai pensare di strapparvi il telefono di mano, beh, quella è aggressione fisica, appropriazione indebita, insomma eccetera eccetera. Quindi voglio dire, a quel punto il nostro consulente sta già chiamando il suo comandante e avete accettato in termini condition la geolocalizzazione e quindi noi sappiamo dove vi trovate, in via Giuseppe Verdi a Macerata, per dire. A quel punto chiamiamo il comando dei carabinieri o della polizia o della guardia di finanza, diciamo lei comandante, bene, lei è un sottoposto che in questo momento è in via Giuseppe Verdi, ha già commesso delle infrazioni gravi, delle violazioni dei diritti umani e dei crimini, dei reati comunque. Quindi noi vogliamo la pace, non è che la stiamo chiamando
per dirle che la denunciamo il suo sottoposto, la stiamo chiamando perché vogliamo che lei lo richiami all'ordine e che preservi l'incolumità del nostro associato, anche perché non ha commesso nessun crimine, noi abbiamo già tutte le prove acquisite e quindi o lei è complice o è testimone, perché ci sono solo due opzioni. Quindi quello devi scegliere, complice, no, io no, non sono complice, ecco, allora lo richiami, altrimenti è complice, perché tanto la telefonata è registrata. Quindi a questo punto finalmente avremo uno strumento tecnologico che ci permetterà non di prevaricare nessuno, ma di far valere finalmente i nostri diritti, perché vedete, purtroppo ci vogliono delle prove certe, e quindi quando io mi trovo di fronte a una persona che sta facendo il suo lavoro ma che consapevolmente o inconsapevolmente sta violando i miei diritti inalienabili, se io acquisisco queste prove, beh, insomma, è evidente che noi abbiamo la legge che tutela i nostri diritti. Abbiamo anche nei progetti a brevissimo l'apertura di uffici territoriali, quindi questa è un'informazione che vi dico pubblicamente, nel senso che stiamo già organizzando un ufficio centrale di coordinamento nazionale per tutti gli uffici o tutti i nostri associati che volessero aprire autonomamente, ovviamente, un ufficio territoriale Veritas per poi coordinare e supportare le informazioni e il coordinamento anche sul territorio. Ovviamente la diffusione di queste informazioni avviene attraverso un network. Ora io parlo sinteticamente di questa società che vive in simbiosi con l'associazione, ma sono due entità giuridiche ma anche concettuali completamente scollegate. Cioè l'associazione si occupa della divulgazione delle informazioni e la tutela dei diritti dell'uomo, la società privata Network Veritas.com, il sito di riferimento, si occupa della distribuzione dei servizi. Quindi sono stati creati 3 abbonamenti che ancora per il momento hanno questa valenza, cioè raggruppano 4 servizi. Il primo è l'annullamento delle multe a un costo che era in teoria promozionale fino a fine anno, ma visti i problemi tecnici siamo un po' in ritardo e quindi ancora per qualche giorno, forse un paio di settimane o 10 giorni sarà così, costerà soltanto 35 euro e quindi io che prendo un verbale, 2, 3, scusate, bevo un goccio d'acqua. Ho perso proprio la voce. Lacrima di commozione, anche se mi fa piacere, però mi è proprio andata via la voce all'improvviso. Scusate, ho bisogno del payback adesso. Non c'ho più la voce, andata via. Un attimo. Ci vuole il mimo. Allora c'è più come continuare. Andata via. Quindi abbiamo il primo abbonamento, grazie. E abbiamo il primo abbonamento, grazie. Ma Attiva Plus. Speriamo. Ma è per ordine, no, me l'ha richiesto. E però il blu è pericoloso. Però c'ho anche quella rossa. Quindi al limite. Ok. Quindi sta funzionando, sta tornando la voce, oh, tanto via la voce all'improvviso. Quindi abbiamo il primo abbonamento che annulla tutti i verbali, ad eccezione di quelli che dicevo prima, oltre 40 km orari e quelli che non determinano danni verso terzi. Per 365 giorni è possibile rigettare tutti i verbali, a prescindere dall'importo e la quantità. A breve verrà frazionato e i 35 euro varranno fino al primo scaglione e poi se uno è un po' recidivo diciamo che pagherà un po' di più, perché comunque oggi abbiamo più di 3.000 associati, quindi devo complimentarmi con tutti quelli che si sono
prodigati per promuovere questa diffusione di informazione, perché è un ottimo risultato considerato che sono soltanto 2-3 mesi che abbiamo iniziato questa serie di diffusione di informazioni. Poi abbiamo il secondo abbonamento che costa 105 euro, che nella fase promozionale regalavamo anche il pacchetto multe, quindi uno se vuole rigettare il canone RAI o il bollo auto paga 105 euro e gli viene reso in omaggio a 30, cioè già il pacchetto delle multe. Non sarà più così fra, diciamo, 10 giorni per dare una data indicativa, ma saranno un po' più calibrati rispetto a quello che è il servizio che andranno a rigettare. Il canone RAI costerà 20 euro per esempio, perché lì li abbiamo raggruppati in un abbonamento per 2 servizi. Fra 10 giorni ci sarà un servizio per il canone RAI e un servizio per il bollo auto. Bollo auto, stesso concetto, se uno ha 3 auto pagherà un po' di più di quello che ha un'auto, se la cilindrata è un po' più piccola pagherà meno, se più grande pagherà un po' di più. L'ultimo abbonamento, rigettiamo e annulliamo tutte le cartelle di Equitalia. Oggi è cambiato nome, hanno chiamato Agenzia Entrate e Riscossioni, perché ha detto che doveva abolire, Mr. Bean ha detto che doveva abolire Equitalia, e quindi l'ha abolita, cioè gli ha cambiato nome e gli ha dato più potere, cioè oggi possono fare un prelievo forzoso dal conto corrente senza un'autorizzazione di un giudice. Quindi, però, se noi gli mandiamo un rigetto e loro non rispondono in conformità ai termini e condizioni e quindi violano quella proposta contrattuale e eseguono e vanno avanti, perseguono il loro fine, si appropriano indebitamente e quindi un reato perseguibile per legge. Quindi noi gli faremo poi una diffida e li informeremo che hanno commesso un crimine. Se poi vogliono essere denunciati, il penale non c'è via di ritorno, bisogna fare il processo e poi vedremo se regge dalla parte nostra o loro. Quindi voglio dire, il fatto che loro perseverino in un atteggiamento intimidatorio e persecutorio non significa che abbiano la ragione di diritto di farlo. Quindi questi sono gli abbonamenti. Entro fine gennaio, oggi abbiamo avuto vari incontri, entro fine gennaio dovremmo, e direi che ci dovremmo riuscire, sbloccare l'annullamento dei debiti derivanti da finanziarie per un importo cumulativo massimo di 30.000 euro. Successivamente creeremo un abbonamento per il rigetto anche dei debiti bancari. Ancora è prematuro parlare di che importi e quando verrà sbloccato, però sarà fatto. Questo per farvi capire che il nostro obiettivo è di farvi prendere una boccata d'aria, d'ossigeno, nel senso che ci stanno strangolando. In effetti ho perso la voce. Però noi abbiamo il diritto di vivere essendo felici, quindi sostanzialmente seguendo la legge facciamo valere i nostri diritti. Io mi fermerei, che così provo a recuperare un po'. Ah sì, grazie. Dopo mi fermerò, dopo che vi parlo dei vaccini, perché ovviamente è un servizio che noi abbiamo ritenuto troppo importante per essere venduto o proposto a pagamento, e quindi lo offriamo gratuitamente a tutti i nostri associati e praticamente andiamo a evidenziare quelle violazioni di diritto sostanziali che sono palesi nell'imposizione di una profilassi vaccinale. Come dico sempre, io non ho studiato medicina, quindi non posso entrare nello specifico nel merito del fatto se il vaccino fa bene o male, ma sicuramente il professor Montanari, che è un luminare di queste ricerche in quanto immunologo e quindi tiene conferenze internazionali, che ne ha tenuto recentemente uno anche in New York, se non ricordo male, quindi è un massimo esponente di riferimento a varie conferenze, quindi voi avete la fortuna di poter ricercare le informazioni in internet e farvene un'opinione,
Quindi io non sono qui nel dirvi fa bene o fa male, perché non mi compete, però un po' di logica l'ho studiata e quindi vi direi che io, essendo il padre di mio figlio biologico, mi sento di avere la patria potestà, non che me la tolgono, ma che me la violano, sì, perché tu mi stai dicendo che sono obbligato per legge a fare a mio figlio quello che vuoi tu e non quello che voglio io, quindi tu violi la mia patria potestà. Poi se il bambino, diciamo, è nelle scuole dell'obbligo, viola il diritto all'istruzione, se non l'accettano a scuola, comunque violano il diritto all'istruzione e anche i diritti del fanciullo. Quindi c'è una serie grave di violazioni del diritto che ovviamente sono imprescindibili, cioè sono palesate. Quindi quando un direttore della scuola mi dice ma io applico la legge che è stata fatta la settimana scorsa, ma tu applicando questa legge vai a violare un principio fondante, è un diritto inalienabile che nessun ente governo può violare. È un po' come dire che io faccio una legge che la forza di gravità non esiste. Io posso scriverlo, ma la forza di gravità è prevalente. Prova ad applicare questa legge mentre sei su un grattacielo e io ti dico, prova a dimostrarmi che la legge che hai fatto adesso è prevalente rispetto a una legge naturale. Quindi capite che quando noi andiamo a dire che non si può rubare e loro dicono voi non dovete rubare, noi sì, cioè questa è una violazione della legge, del canone stesso fondante del diritto. C'è una mano alzata? Aspetti, le passiamo il microfono, credo, così bevo proprio questo goccio d'acqua che mi serviva. Allora, una domanda specifica. Io non ho ben capito se lei stava parlando di vaccini per quello che riguarda l'istruzione 6-16 anni, diciamo, l'obbligo di istruzione. Sì. Per quello si è risolto, nel senso che i bambini non possono essere buttati fuori da scuola e questo è stato ampiamente dimostrato. Bene. Sicuramente diciamo arriveranno delle multe a queste, le rifiutiamo. Ovviamente le rifiutiamo, ma le rifiutavamo anche prima, quindi grazie alla sua conoscenza le rifiuteremo con più energia. Non è la mia conoscenza, è la sua conoscenza, il portavoce di questa condivisione, ovviamente senza sottolinearlo, ecco, a questo intendevo. Il problema sussiste per i bambini che sono nella fascia 0-6 anni, ossia quelli che verranno buttati fuori dai servizi dall'infanzia, che non sono servizi obbligatori, nel senso che comunque uno può scegliere di mandarli o meno. Ma io dico questo, se ci sono dei servizi pubblici e poi uno può scegliere il privato, può scegliere la nonna, la zia, ognuno può fare le scelte che vuole, ma essendo servizi pubblici, quindi pagati con le nostre tasse e noi popolo sovrano, ok? Partiamo sempre da lì. Questi servizi possono essere garantiti per alcuni, ossia bambini vaccinati, e possono essere tolti ai bambini non vaccinati? Perché io mi trovo nella situazione in cui voglio fare un breve quadro. Io ho due bambini, una di 12 anni, vaccinata, e ha avuto un problema con il vaccino della pertosse. Quindi lei è asmatica cronica, acuta vorrei dire, e quindi ha avuto delle problematiche relative al vaccino. Nessuno mi certifica che c'è questa problematica relativa al vaccino, ma questo me l'aspettavo, sono anni che lotto contro questa cosa. Ho un altro bambino di 2 anni e mezzo che non è vaccinato, non si è mai ammalato, sta benissimo, lo curo solo ed esclusivamente con l'omeopatia. Ha avuto anche utiti purulenti, insomma non è solo infiammazione, che per quello che può essere, che so, mal di gola, ma ha avuto anche cose che tutti i bambini hanno. E, purtroppo però non mi garantiscono gli esami prevaccinali e tutto quello che può garantirmi, diciamo, un rischio minore, perché a quel punto io devo firmare. Allora io ho un colloquio con l'ASL
al quale andrò, al quale chiederò di registrare, al quale porrò solamente domande. Ai dottori che si presenteranno, ovviamente. Ovviamente li cacceranno, perché durerà 4-5 ore quello che voglio, insomma, le risposte che voglio avere sicuramente, e quindi mi cacceranno. Voglio capire, in quel caso, nei servizi all'infanzia, c'è la possibilità di muoversi rigettando quest'obbligo? Cioè, ci siamo capiti, insomma, scusate, sto poco bene, sono venuta a forza, ho avuto un messaggio alle 8, sono partita, mi trovo qua con il terremoto, quindi sono anche molto confusa. Però l'8, io sono un insegnante di sostegno a scuola dell'infanzia e ho anche, non avrei dovuto farlo, ma l'ho fatto, ho fatto informazione ai genitori. In che senso non avrei dovuto farlo? Non avrei dovuto farlo secondo la scuola. Io secondo la scuola avrei dovuto indicare ai genitori: vaccinate i vostri figli, altrimenti perdete il diritto di... Io ho sconsigliato di vaccinare se prima non ci si informa. E io sono d'accordo, perché è evidente che l'informazione ci rende liberi. Questo solo volevo dire, cioè di 0-6 anni che sono rimasti fuori e che io adesso per fare l'iscrizione all'infanzia, perché mio figlio andrà alla scuola dell'infanzia il prossimo anno, mi viene richiesta la documentazione di copertura vaccinale nella domanda di iscrizione, perché altrimenti non me la prendono per nulla e quindi risulterebbe un bambino non iscritto. Capisco. Cosa bisogna fare? Perché noi lavoriamo tutti, più o meno lavoriamo tutti, certo. E anche se non lavorassimo, perché dobbiamo lasciare per forza i nonni, cioè privare i bambini dei propri pari, questo volevo dire, scusate l'impappinamento generale. No, siamo in due. Allora, guardi, sotto il profilo giuridico, noi... Posso? Grazie. Allora, sotto il profilo giuridico ci sono delle violazioni gravi, che sono evidenti, quindi il primo passo sicuramente è di depositare questa lettera legale per determinare la vostra volontà di non vaccinarlo, ed è un vostro diritto inalienabile. Quindi inalienabile vuol dire che nessun ente governo può obbligarvi a fare qualcosa che voi non volete fare, anche perché violerebbe molte leggi. Ovvio che a questo punto noi abbiamo il diritto di iscrivere i nostri figli da 0-6 negli asili materni, però noi dobbiamo dialogare con la struttura, il preside, non so come si chiama, il gerente, insomma, della struttura, e fargli presente che c'è questo atto che è stato depositato e protocollato. Lui dirà, se è intelligente, che farà un'eccezione, quindi accetterà questa iscrizione, oppure diciamo che la strategia è condivisa per tutte le strutture, per dire noi eseguiamo le leggi. Allora, se io eseguo una legge che però viola un'altra legge, beh, se quello che ha subito la violenza mi denuncia, io sono perseguibile per legge. Quindi qui ci troviamo di fronte a una situazione interessante, nel senso che io non posso garantirle che suo figlio verrà accettato, però le posso garantire che noi faremo di tutto perché venga accettato, nel senso che noi le abbiamo preparato questa lettera, dopodiché nel momento in cui lei va a dialogare con il responsabile, registrando ovviamente, quindi acquisendo le prove, che quello ha dichiarato che non interessano i suoi diritti e quindi viola i suoi diritti, sostanzialmente è già perseguibile per legge. Quindi comunque poi abbiamo già denunce preparate, lei quindi, se vuole far valere i suoi diritti, deposita la denuncia e quello risponderà per questa violazione, perché il fatto semplice di eseguire un ordine non è un elemento sufficiente per violare un diritto umano. Non so se avevo risposto alla sua situazione. Ok, a questo punto io lascerei spazio alle domande in modo tale che così prendo fiato e prego. Possibile spiegare lezione attività commerciale? Sì, allora grazie, perché come sempre la domanda mi dà spunto per riprendere da dove diciamo
non ho finito la presentazione dei servizi dell'associazione. Abbiamo creato un protocollo di difesa per tutti gli esercizi commerciali. Proviamo la pillola rossa a vedere se va meglio, la blu comunque un po' fatta. Quindi questo protocollo consiste in una bandiera che rappresenta il logo dell'associazione e di fatto costituisce un contratto commerciale. Quindi chiunque entra all'interno dello spazio vitale dell'attività commerciale accetta incondizionatamente di riconoscere tutte le leggi di diritto internazionali sul libero commercio, l'obiezione di coscienza, la libera coscienza e tutti i diritti costituzionali italiani, ovviamente, visto che siamo sul territorio italico. Non gli chiediamo di riconoscere le leggi di diritto giapponesi, italiane, quindi la Costituzione italiana. Vi ricordo che la Costituzione italiana parla molto chiaro per quanto riguarda la violazione del diritto, l'articolo 28, dove espressamente è citato che ogni funzionario è congiuntamente e disgiuntamente responsabile con l'ente che rappresenta in caso di violazione. Congiuntamente e disgiuntamente vuol dire che io posso citare per danni il suo ente, cioè lo Stato, quello non paga, va bene così, ma anche noi non paghiamo, quindi siamo in due, e lui avrà una casa, avrà qualcosa, e quindi quello rischia tecnicamente di vedersi portare via, perché se ha creato un danno, una perdita e violato i nostri diritti, noi possiamo far valere i nostri diritti. Anche l'articolo 54 della Costituzione dice che va rispettata la Costituzione da parte di tutte le istituzioni, quindi voglio dire, quando vi dico, e all'inizio ho detto che la legge sta dalla parte nostra, è la verità. Ora, l'importante è saperlo e far valere il diritto. Quindi quando noi abbiamo questo protocollo di difesa che viene venduto a 300 euro all'anno per l'esercizio commerciale, dà l'accesso telefonico alla nostra centrale operativa, che poi sarà la centrale operativa che supporterà lo streaming Vidi Veritas, ma telefonicamente c'è una serie di protocolli di difesa che verranno dettati dal consulente nostro. Con questo tipo di abbonamento, qualsiasi, è un abbonamento preventivo, voglio dire, quante volte, io ricordo le prime conferenze che feci l'anno scorso in Sardegna, mi spiegarono che c'era un caso, per me assurdo, ma è all'ordine del giorno ormai, di un ristorante che prese 1000 euro di verbale perché nel chiosco sulla spiaggia i guanti in lattice erano scaduti da una settimana. Questo è, capite che è grave, nel senso che se il guanto in lattice è scaduto, cioè io non ho creato danno o perdita a nessuno, però 1000 euro gli erano dati di verbale. Questo perché? Perché tanto quello è entrato e ha detto: guardi, siamo venuti a fare un controllo fiscale. E io gli direi: guardi, io la ringrazio, ma non sono interessato. Oppure, mettiamola così: guardi, c'è una legge che mi obbliga ad accettare la sua richiesta. Oh, ma io sono della finanza, lo so, lo vedo, vestito di grigio. Cioè, capite che qui dipende solo da come voi vi ponete. Quindi, quando avete questo protocollo di difesa, è un'azione preventiva. Il nostro consulente vi dirà o parlerà per voi in viva voce col telefono mentre voi lo riprendete, tutta questa serie di informazioni. A quel punto, se comunque quello si impunta, noi ricordatevi che preserviamo la pace, perché è il bene prevalente per tutti noi. Quindi comunque noi non ci opporremo mai con la violenza a un'azione coercitiva. Quindi in ogni caso, se vuole farvi un verbale, non lo firmate ed è inesigibile, perché vedete, noi creiamo l'inesigibilità del contratto. Quindi quando è inesigibile non ci sarà mai nessun giudice che potrà fare un decreto esecutivo e bloccarvi qualcosa di proprietà. Quindi a noi interessa risolvere il problema e quindi con questo tipo di protocollo siamo in grado di annullare poi eventualmente qualsiasi tipo di verbale nell'anno in cui avete sottoscritto questo abbonamento. Altra domanda? C'è un signore, due, tre, uno alla volta.
Non abbiamo un microfono? Sì. Sì. Puoi spiegare in iscrizione il network come funziona? Ok. Dopo andiamo in ordine, eh? Tenetevi in mente chi vuole fare domande. Iscrizione associazione, iscrizione network. Allora, qui siamo oggi in una fase transitoria, perché in realtà la fase promozionale era finita a fine anno. Poi tecnicamente c'è stato un rallentamento tecnico, stiamo lavorando per voi e quindi siamo un po' in ritardo. Quindi io vi parlo oggi di quello che è l'iscrizione oggi. Fra una settimana vi spiego come sarà fra una settimana. Oggi è gratuita, quindi voi prendete il vostro diciamo referente, che è la persona che vi ha fatto conoscere l'associazione, che vi darà un codice di riferimento. Con quello voi vi iscrivete gratuitamente mettendo i vostri dati anagrafici. Dovete entro i 90 giorni dall'iscrizione impegnarvi a mandare il trattato di pace e la richiesta di adesione. Sto riperdendo la voce perché ho preso la pillola rossa. Quindi spedirci in originale questi documenti e l'iscrizione perfezionata, ma già accettando i termini e condizioni, è come se aveste fatto in forma digitale. Quindi questa è la fase di iscrizione, che è gratuita fin tanto che non verrà fatta la migrazione tecnicamente sulla nuova piattaforma. Quindi tra una settimana, 10 giorni, questa iscrizione non sarà più gratuita. Quindi sicuramente vi do questa informazione per dirvi che vi conviene a prescindere iscrivervi oggi, perché è gratuito. Fra una settimana, 10 giorni, costerà 15 euro all'anno, ogni anno solare, cioè per 365 giorni. Questo perché è una quota associativa di una qualsiasi associazione di promozione culturale, e quindi questo servirà per sostenere l'associazione, per organizzare eventi come questo, informative o anche supporto, e quindi poter remunerare un po' con un po' di compensi tutti i nostri consulenti. Il network è gratuito anche questo in questo momento. Fra 10-15 giorni ci sarà una quota che ancora non è stata definita, tra i 20 e i 30 euro all'anno, per avere l'accesso al back office per la gestione. Una cosa che non vi ho spiegato è un po' l'idea di distribuzione, cioè l'associazione diciamo che vuole aiutare gli esseri umani e per farlo utilizza un sistema antico come la vita stessa, cioè la referenza, il passaparola. Quindi se io oggi ho mangiato la caramella blu e mi ha fatto più bene della caramella rossa, faccio pubblicità Progresso, comprate la caramella blu perché è meglio della rossa. Quindi se oggi voi avete capito che con Veritas possiamo avere la possibilità di risolvere il problema, beh, parleremo e promozioneremo questa difesa dei diritti umani. Quindi in questo modo si creerà un effetto arancio, è una via intermedia, ci sta. Quindi creeremo una come un'onda che poco a poco cresce e travolgerà tutto, perché il nostro obiettivo è dare più larga diffusione a queste informazioni. E quindi col passaparola avrete modo, aiutando il prossimo, che poi è il vostro parente, amico, conoscente, collega di lavoro, chi che sia, anche uno che conoscete alla fermata dell'autobus o in treno, va bene, perché io dove mi trovo parlo per passione, per piacere di quello che faccio, e quindi tutti sono interessati positivamente, perché purtroppo oggi è abbastanza semplice capire che siamo tutti vittime di un sistema che tende al totalitarismo e all'assolutismo. Quindi capite che è ancora più semplice quando poi dietro c'è un'azienda che vi dà una remunerazione per quello che è la promozione. E quindi circa il 66% delle quote degli abbonamenti vengono ridistribuiti in percentuale a tutti gli associati che informano più persone. Ovvio che più persone informate e indirettamente aiutate,
e più guadagnerete. Questa è la prima volta, credo, a livello mondiale, che sia stato creato non solo un progetto così epico, ma per la prima volta, se vogliamo usare un termine abbastanza alla moda, karmicamente interessante, perché se io vendessi il caffè dentro il mio ristorante, per avere un beneficio dovrei creare due perdite per avere due benefici. Facciamo un esempio: il mio fornitore di caffè, devo chiedergli uno sconto di 10 centesimi, quindi crea una perdita ma crea un beneficio, 1-1, palla al centro, karma zero.